Un monitor professionale di altissima qualità può costare meno di 800 euro? Nei prossimi minuti analizzeremo un monitor, l'Eizo CS2400S, che costa poco meno di 800 euro al momento, 1920x1200 pixel, 410 nit di luminosità massima e prestazioni appena fuori dalla scatola già molto buone. E la cosa bella è che con un minimo di calibrazione questo monitor può raggiungere risultati eccellenti, raggiungendo un rapporto prezzo-prestazioni praticamente imbattibile. Io sono Emanuele Costanzo, il direttore di Photogal.it e sono qui in compagnia con Emilio Frattaroli, mio collega e pari livello, posso dire, di Apu Magazine, molto più alto, con una grande esperienza in ambito monitor e tanto altro. E con lui analizzeremo appunto il monitor Eizo CS2400S. Iniziando dalla confezione. La confezione che peraltro non è il massimo dell'estetica, ma ha il grande vantaggio di essere green, come si dice oggi, perché è in cartone riciclato, quindi nel rispetto massimo possibile attualmente dei criteri, degli standard di ecologia. Quello che conta però è che internamente il prodotto appare veramente ben protetto, quindi diciamo È una scatola anche importante, non è di quelle slim, certamente. a... Assolutamente. E secondo me è a prova di corriere distratto. Sì, sembra proprio di sì. Che c'è nella scatola? Nella scatola troviamo ovviamente il monitor, Mamma. sovrastato da un bel vassoio che contiene gli accessori, tra cui i cavi necessari e tra cui un USB-C, Allora, c'è un solo HDMI, un solo HDMI. USB di tipo C dai due capi, poi c'è l'USB invece grande di tipo A e di tipo B, che di USB 3 che serve per, c'è un hub dentro con quattro porte USB, due USB 2 e due USB 3. Perfetto. E quello che mi ha colpito è che anche in questo monitor, che è relativamente economico nell'ambito di Eizo, c'è un certificato di tarature di calibrazione realizzato in fabbrica. Certificato di calibrazione che è un po' limitato per quanto riguarda l'analisi della curva del gamma, del gamut e della scala dei grigi, ma molto particolarizzato per quanto riguarda l'uniformità, che effettivamente è eccellente, questo lo possiamo già anticipare. E poi ci sono tre ingressi video, c'è l'ingresso HDMI standard, c'è l'ingresso DisplayPort standard di quelli grandi e poi c'è l'USB Type-C, che consente sia di veicolare i segnali video sia il power delivery in uscita. Quindi volendo si può alimentare un portatile senza utilizzare l'alimentatore del portatile Sì, stesso. certo, dipende dal portatile, per esempio il mio che c'ho 200 watt, no. Non è in grado Non di... è in grado. Non si tiene in piedi, chiarissimo. Come l'ergonomia? Credo che il peso sia giusto anche per sporadici spostamenti in ambito scrivania. È interessante il sistema di sollevamento, sono circa 15 cm di escursione, quindi per regolarlo in funzione della propria altezza. Si può inclinare di 5 gradi in senso negativo e di oltre 30 verso l'alto. Può essere orientato ovviamente in verticale in modalità portrait. L'unico neo che ho trovato e che è abbastanza diffuso nei monitor di questa fascia è una forse eccessiva elasticità del supporto. Per cui, qualora si dovesse toccare, urtare accidentalmente il monitor, questo resta in oscillazione per qualche Vabbè, secondo. certo, non è che stiamo tutti stati ok il monitor, però sì, è Penso che in un ambito, lavorativo professionale, dove a volte, c'hai il cliente vicino o l'amico che Sì, dice è vorrei che questo colore fosse più, e toccano sempre il monitor, cosa gravissima, vero. però E è lì parte la un'abitudine. scimitarra, Lì vabbè. parte la scimitarra sulla prima falange, Ricordiamo ma. anche che si può ruotare la La base, base si chiaramente, la ruota versione di... fino a 344 gradi, quindi Sì, quasi quasi un 360. angolo giro per cui si può orientare facilmente in tutte le direzioni. L'estetica, vogliamo parlare dell'estetica? È un'estetica a due facce, si può dire, perché se Sì. frontalmente trovi sia un po' normale, Sì, banale, un po' diciamo. anonimo, ecco, dietro è carino, è molto rifinito, c'è un bel logo Sì, la Eizo. plastica è di qualità, c'è il logo grande Eizo che fa figo per chi sta magari dall'altra parte. Esatto, Certo, quindi. davanti è banale, le cornici sono anche abbastanza spesse, però, e quindi sicuramente ci sono dei monitor più belli dal punto di vista estetico del design con le cornici sottili, Sì. ma in quel caso
ho sempre notato difetti di uniformità, soprattutto i bordi, con le cornici sottili. L'assemblaggio è particolare. Qui invece l'uniformità è perfetta anche a un millimetro dal bordo esterno. Questo vuol dire che una cornice, una costruzione un po' più apparentemente grossolana, in realtà consente un maggior rispetto del montaggio sia del pannello che della retroilluminazione. Esattamente. Ok. E mi dico, ma comunque su questo Eizo quali test abbiamo condotto? Vabbè, sono quelli comuni che facciamo in tutti i monitor che proviamo insieme. Quindi abbiamo utilizzato vari strumenti di misura, colorimetri, spettrometri, software Kalman Ultimate, anche Color Space, e abbiamo misurato i parametri fondamentali. Magari ecco, qui ci siamo spinti un po' in maniera più approfondita, vista la caratura del monitor e quello che volevamo andare a vedere. E quali software abbiamo utilizzato per analizzare, per lavorare le immagini che poi abbiamo utilizzato per le varie destinazioni? Certo, perché ovviamente non ci fermiamo solo alle rilevazioni fotometriche, ma poi andiamo a utilizzare sul campo il monitor. Abbiamo utilizzato Photoshop, ovviamente per le foto, e anche DaVinci Resolve, che invece è un software di post-produzione video, e l'abbiamo utilizzato sia con il Mac Mini, con chip M2, sia con la mia workstation portatile, che ha invece una Nvidia RTX 3070. Veniamo a questo punto ai risultati che abbiamo ottenuto. Allora, sicuramente tirato fuori dalla scatola, questo monitor va già decisamente bene e quindi può soddisfare necessità di produzione anche di fascia molto alta, perché come possiamo vedere abbiamo delta E veramente molto limitati, abbiamo la luminanza che viene mediamente rispettata, loro parlano di oltre 400 candele sul metro quadrato, in realtà dopo la calibrazione, o meglio nelle modalità colore, quelle che ci interessano, in realtà non si va oltre le 350 candele sul metro quadrato, che comunque è un valore molto elevato, perché di solito rimaniamo tra le 250 e le 300 candele. Il pannello è di qualità, lo abbiamo visto con un rapporto di contrasto di circa 1101, nella versione calibrata scendiamo di circa 40 punti, quindi siamo 1057:1 se non sbaglio, però ripeto, la linearità della scheda dei grigi è eccellente, il gamut sia in sRGB che in Adobe viene rispettato, consideriamo sempre un 2% di incertezza di misura degli strumenti, siamo a oltre il 98% di copertura, quindi diciamo che il pannello è anche di qualità elevata, e anche la riilluminazione. Ecco, per aiutare i nostri amici che magari non sono ferratissimi, sì, in campo di misurazioni, di valutazione di un monitor, perché abbiamo analizzato questi elementi, questi fattori? Ad esempio la luminanza, allora, che cosa ti dice di un monitor? Allora, sicuramente la luminanza mi dice quanto è luminoso appunto il pannello e quindi quali sono le condizioni in cui io posso applicare, cioè posso utilizzare questo pannello. In un ambiente in cui facciamo post-produzione, ovviamente non c'è tutta questa luce, il consiglio è di utilizzare un illuminamento di circa 15-20 lux al massimo sul piano di lavoro, qui ne abbiamo oltre 150, infatti le misure e il test l'abbiamo fatto in queste altre condizioni di illuminamento. Benissimo. Però se hai quindi 100, 120, 150 candele su metro quadrato, puoi utilizzarlo in queste condizioni che sono l'optimus. Però se hai un po' più di candele, puoi utilizzarlo anche in un ambiente illuminato, ed è questo il caso, in cui noi abbiamo quasi 150 lux e quindi portiamo la luminanza del monitor fino a 250 candele su metro quadrato senza problemi. Se c'è ancora più illuminazione, io ho un margine per andare a lavorare con tranquillità anche in ambienti più luminosi. Se ho più candele, ovviamente poi posso andare a utilizzare anche per applicazioni in HDR, ma non è questo il caso perché il monitor non ha curve del gamma in HDR. Poi il rapporto di contrasto di cui ho appena parlato mi dà un'indicazione su qual è la qualità del pannello, me la dà anche l'uniformità. In questo caso in realtà viene utilizzata in fabbrica Eizo, ha un sistema per modificare l'uniformità. Infatti l'uniformità che abbiamo misurato è eccezionale, quindi non è possibile che sia nativa del pannello, quindi c'è sicuramente un sistema per correggere l'uniformità in fabbrica, che non può essere disabilitato, ma è eccezionale. E poi c'è la linearità. Quindi spieghiamola questa cosa, perché secondo me è molto affascinante. Praticamente il pannello viene analizzato, sì, sicuramente, in zone molto ridotte come superficie, sì, quindi vengono campionate e se viene vengono una rilevate maschera, delle, sì, differenze di luminosità rispetto a uno standard probabilmente misurato al centro, le altre zone vengono moderate come, sì, intensità, c'è in modo una da ottenere un'uniformità pressoché totale, esatto, fino ai quattro angoli. Sì,
Sì, ed è questa cosa eclatante, ma anche, anche nel certificato di calibrazione c'è questa nota, cioè si vede che c'è l'errore del 2% di luminanza, una cosa incredibile. E siccome la LUT interna del monitor è a 16 bit, questa correzione non ha effetti assolutamente sulla qualità delle immagini, quindi non c'è una riduzione di dinamica, non c'è la comparsa di visualizzazioni o altri artefatti che invece magari guardiamo nei monitor di bassa qualità che hanno una LUT con una profondità di bit più limitata e quindi hanno questa, hanno addirittura lo switch, puoi togliere, in alcuni monitor c'è questa correzione digitale dell'uniformità, ma puoi toglierla perché in alcuni casi hanno degli artefatti. Non è questo il caso. Chiarissimo. Se questo monitor, come abbiamo visto, è già molto buono appena tirato fuori dalla scatola, sì, pensi si possa comunque ottenere qualche cosa di più e se sì, come? Allora, assolutamente sì, come ovviamente ho fatto, perché le prestazioni sono buone, ma comunque il Delta E, seppur limitato, per alcune categorie di utenti non è sufficiente e deve essere migliorato. Ovviamente un Delta E di 2, che è praticamente invisibile all'occhio umano, se abbiamo un riferimento, quindi magari un altro monitor vicino, che è la regola quando si fa post-produzione in ambito video, per esempio, dove hai, non so, gli strumenti di post-produzione, cioè il monitor di controllo, in quel caso, se tu c'hai Delta E di 2 in un monitor, un Delta E di 2 in un altro monitor, magari vanno in direzione diversa e lì il Delta E diventa di 4 e quindi è inaccettabile. Invece, con la calibrazione si raggiunge l'eccellenza. Io ovviamente ho portato il mio colorimetro, vari colorimetri, ho utilizzato un X-Rite iOne Display Pro, ho utilizzato il software Kalman Ultimate, ma in questo caso può essere utilizzato qualsiasi altro software, anche quelli gratuiti come HCFR, per dirne uno, per fare il bilanciamento del bianco e la correzione solo della componente rossa, in questo caso che c'è una leggera sottosaturazione, con gli strumenti all'interno del monitor in pochi secondi. E questo è il risultato, che è un risultato eccezionale, perché parliamo di un delta E medio addirittura inferiore a 1, non solo per quanto riguarda la scala dei grigi, ma anche per quanto riguarda la riproduzione dei colori, e non solo i colori alla massima luminanza e alla massima saturazione, ma anche quelli del color checker con parecchi incarnati. Quindi mi vuoi dire che però per avere il massimo da questo monitor devo comunque dotarmi di uno, sì, strumento supplementare? Assolutamente sì, il monitor come vi ho visto costa anche meno di 800 euro e con queste 250 euro in più dello strumento che consiglio possiamo raggiungere delle prestazioni che io non mi sarei mai immaginato in un monitor di sotto di 1000 euro, questa è la novità. Quindi, al di là delle rivelazioni fotometriche che abbiamo visto, molto buone le prestazioni di fabbrica, eccellenti quelle dopo la calibrazione, come va nella sostanza? Nella sostanza, quindi escluso quel piccolo difetto, che forse più che un difetto è una caratteristica, cioè forse l'eccessiva elasticità del supporto, della struttura. Ah, sta cosa! Lo so, forse sono un po' pignolo, ma lo sai, lo sono. E in realtà sono veramente sorpreso dalla qualità del monitor in sé, cioè del mestiere che questo monitor è chiamato a svolgere, perché mi mette al sicuro nei confronti degli anelli successivi della catena di produzione. Cioè, se questo monitor sta sulla mia scrivania tarato con una certa regolarità, diciamo una volta ogni 6 mesi per voler essere davvero pignoli, io so che tutto ciò che esce da questa stazione di lavoro è un file perfetto. Qualunque cosa dovesse succedere, posso dirlo, non è colpa mia. Dal punto di vista della risoluzione, oggi come oggi, dove tutto va verso il 4K, l'8K, il 16K del domani, il 1920 potrebbe sembrare poco e forse per chi è abituato a utilizzare file realizzate con fotocamera da 60 megapixel o più potrebbe in effetti essere riduttivo, perché per analizzare l'immagine al 100%, quindi con un pixel del file e un pixel del monitor, ci vorrebbe forse troppo tempo per scorrerlo e analizzarlo tutto. Quello che conta però, ripeto, è che quello che mostra, sarà anche una porzione piccola dell'immagine, lo mostra in un modo veramente molto fedele, che è in ultima analisi quello che ognuno dovrebbe chiedere a un monitor, non che venga preso in giro con colori ultravivaci, ma con una perfetta riproduzione di quello che ho voluto fotografare, certo, o di quello che ho voluto riprendere con una videocamera. Quindi complessivamente
mi potresti chiedere, me lo chiedo da solo, c'è qualche cosa di più economico di questo monitor? Forse sì, ma in questi anni raramente abbiamo visto monitor con questa qualità a meno di 1000 euro. Sì, e forse è su questo che bisogna ragionare. È vero, questo sì. Nel settore della post-produzione video la risoluzione in questo caso è meno importante, perché, ripeto, devo fare solo color correction, anche il montaggio, sì, dal Full HD vado al 4K, se devo controllare il fuoco, anche lì devo zoomare, magari ecco, non c'è un file da 9000 punti, ce l'ho da 4K e quindi meno stop per controllare il lavoro, però dal punto di vista della colorimetria non mi interessa, il Full HD è più che sufficiente. Il CS2400S fa parte della famiglia Color Edge, quindi è 5 anni di garanzia e anche la garanzia dei subpixel bruciati. Che dura, se non sbaglio, 6 mesi, per cui si è garantiti che nell'arco sì, dei primi 6 mesi. Ci sono varie garanzie, cioè 5 anni sul prodotto in generale, 6 mesi sui pixel, sui subpixel, sul singolo subpixel bruciato, e poi c'è un'altra garanzia di 10.000 ore o 5 anni sul punto del bianco, compreso tra 5.000 Kelvin e 6.500 Kelvin, quindi diciamo che sono abbastanza sicuri anche della stabilità delle prestazioni a distanza di tempo, e questo fa sicuramente piacere. Mi raccomando, prima dei saluti, iscrivetevi ai canali di Photocult e di AV Magazine, perché nei prossimi giorni ci saranno novità e in particolare un nuovo test, una nuova prova, un nuovo approfondimento su un monitor sempre Eizo, ma di fascia ancora più alta.